Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Vincigamer24 e oggi siamo qui finalmente tornati con un video dopo un casino di tempo per esami e tutto. Non ho fatto praticamente più nulla, non ho registrato niente, niente. Però come avevo detto avrei voluto portare MotoGP 17 e quindi oggi siamo qui appunto per iniziare insieme la carriera pilota con MotoGP 17. Vi ricordate che ho fatto tipo 3 episodi su MotoGP 15, però era all'inizio quando il campionato era un po' tutto appezzottato, cioè il canale, il campionato. Vabbè, comunque, giovani piloti di tutto il mondo sanno che il modo migliore per entrare nel mondo dei Gran Premi motociclistici è partecipare alla Red Bull MotoGP Rookies Cup. Durante la sua storia ha portato alle serie piloti che poi sono diventati campioni del mondo. Facendo tappa su tutti i migliori tracciati d'Europa, i piloti partecipanti alla Coppa hanno l'occasione di correre su una vera moto da Gran Premio, una KTM RC250R, specificamente sviluppata per i rookies, sorella della moto campione del mondo nella categoria Moto3. I team del paddock MotoGP sarebbe praticamente la versione leggermente depotenziata di quella che ha usato l'anno scorso Binder. I team del paddock MotoGP guardano con grande attenzione le gare dei rookies, cercando di scovare le star di domani e di attirare il loro interesse. Il suo ingresso nella Red Bull MotoGP Rookies Cup è esordito sorprendendo tutti, e ora, 2 gare alla fine del campionato, ha la possibilità di conquistare il titolo di campione. Se riuscirà a vincere, avrà sicuramente l'occasione di correre con i migliori team della Moto3. Attenzione però, non sarà facile, i tuoi avversari sono altrettanto agguerriti e dovrai correre al massimo per vincere e dimostrare quanto vali. Va bene, mai avuto un'introduzione così lunga da MotoGP, ok? Allora, vedete, il personaggio già l'ho fatto. Gina il volante, vi ricordate di lei, vero? Un episodio su Formula 1 2016, quando volevo tornare con Formula 1 2016, sempre per colpa del tempo non ce l'abbiamo fatta. Quindi, la sorella minore di Giro, 16enne. Dopo un debutto, un messo in 66 perché, un attimo, cioè, fatemi parlare. Dopo un debutto praticamente a 16 anni in Formula 1, a 15, non si sa come, Mercedes, a 16 ha deciso di cambiare rotta e andare in MotoGP. Comunque, volevo mettere il 24, ma il 24 c'era quello stronzo di Suzuki in Moto3 e poi ce l'hanno anche in altre categorie, quindi no. Volevo mettere il 69 per Niki perché ho messo Giamaica, ma no. Allora ho detto vabbè, il 66 era l'unico che mi garbava, l'ho messo. Il colore non lo modificavo perché dipende in che auto andiamo, cioè in che auto, cosa sto dicendo, in che moto andiamo. Quindi no, vabbè, sì, pure questo poi lo modifichiamo dopo la prima gara. Stile di guida, sì, corpo fuori. Penso dobbiamo fare quindi il KTM. Non ho cambiato casco perché semplicemente poi a un certo punto andremo anche Misano e Aragon, perché poi andremo in Moto3, quindi non ne vale la pena. Allora, facciamo qualifica di gara, difficoltà difficile, sì, sono una pippa, poi miglioreremo. Qualifica di gara 3 giri, almeno per Moto3, Moto2, quindi KTM direi di sì, fare così. 3 giri e qualifica di gara, magari in MotoGP li aumentiamo. Aiuti di guida, fisica pro, carena manuale, tettore ideale nessuno, cambio manuale, rewind no, aiuto curvista no. E iniziamo. Allora, sinceramente non lo so perché ho dato 6 decimi a tutti in qualifica, tutti molto vicini, 6 decimi con un giro 6 decimi, ok, Misano la conosco meglio delle mie tasche, vero? Però 6 decimi in un giro non lo so. Ho visto un poco di video prima di prendere MotoGP e in qualifica vanno peggio della gara, molto. Vedete, questi 6 decimi, quasi 7. Vabbè, andiamo. Però poi nella gara recuperano, cioè nel senso vanno meglio, quindi non lo so. Andiamo, 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 andiamo. Siamo 26, 26 in categoria. 3 giri, ovviamente, come già detto. Ma c'è gente 14enne in sta Rookies Cup, cioè è qualcosa di incredibile. Ci sono ragazzi proprio piccoli. Poi siamo noi 16enni che siamo tipo i nonni. Oddio, ma che staccata fanno qua? È andato lunghissimo però. E mi chiude, vabbè, iniziamo con Stia però,
Qua vabbè, perdevano in MotoGP 15, uscita di sta curva, perdono ovunque. Valentino Rossi, The Game non l'ho preso perché volevo prendere il tuo aggio con Valentino, lo prendo. Poi però ho visto i video e cioè, ok che magari seguendo di tipo Damos, che è bravo, perdevo un po' di fiducia perché dico vabbè questo è Gesù Cristo, è ovvio che l'IA magari non è al suo livello, però vabbè, fino a un certo punto è ovvio. Però poi comunque ho visto un po' i bug che aveva e tutto, ho deciso di non prenderlo. MotoGP 17 è migliorato da qualche punto di vista, di grafica no, ha peggiorato rispetto al Valentino Rossi Game. Non so perché, non hanno, cioè non peggiorato, però tutti aspetti, vedendo MXGP 3, scusa, madonna non l'ho visto proprio, vedendo MXGP 3, scusa View, eccolo, vedendo MX, ce la faccio, vabbè, raga, io, cioè, qua ho tagliato tantissimo, infatti 4 decimi di tonalità, vedendo MXGP 3 quanto si è migliorato rispetto a MXGP 2, tutti aspetti che MotoGP 17 lo curano, dato che lo portano, la Milestone lo porta da un casino di tempo, invece no, non l'hanno proprio curato, non se ne sono fregati una minchia. Su questo sì, però comunque a livello di fisica vedo un miglioramento rispetto al 2015, sono passati comunque 2 anni, però sono sempre le prime gare, sempre le prime gare, c'è da vedere. No, qua sono andato lunghissimo, vabbè sì. Poi è rimasto anche la terza. Comunque vedete come in gara vanno più veloci? Il primo se ne sta scappando, approfittando di queste lotte, di questi macelli che stanno succedendo. Non lo so, mi sa che per il momento rimarremo così la difficoltà, perché va a finire che poi è troppo. Sì, però non dobbiamo fare queste minchiate, eh. Cioè, questi vogliono che noi vinciamo il campionato. Partiamo primi, arriviamo settimi. Non esiste, però. Eh sì, però. Vabbè, scusami. Vediamo un po' altre. E la. Allora, il sound. Stavo appena andando fuori i giri. Ma il sound di ste moto in sto gioco è qualcosa di fantastico. Cioè, ho provato MotoGP e Moto3 per il momento. E le Moto3. Le Moto 3 sono poi anche questa, quindi sono. Ma come mi fai a dare un secondo e quattro per essere andato sul prato verde? Dai! Sul prato sintetico mi dai un secondo e quattro. Ma queste penalità sono fatte col culo, già prima cosa. No, le Moto 3 sono qualcosa di fantastico. Molto. Mi è piaciuto molto più il sound della Moto 3 rispetto a quello della MotoGP, che comunque sono proprio reali. Su questo sì, ci hanno pompato l'audio a bomba rispetto ai vecchi giochi che faceva un po' schifo, poi per il resto, cioè la grafica rimane ancora un po' arretrata rispetto agli altri giochi. Ok, qua gli restituiamo interno, ah scusa, soppe, la cosa. Quasi quasi sti guanti bianchi con. Sì, però basta ad appoggiarsi sugli altri. Ok che lo fanno anche loro, però basta. Sti stivali e guanti bianchi col casco italiano su sta KTM non è che stonano, perché c'ha la tuta in alcune parti bianche. Sì, però evitiamo di far stronzate, cioè concentriamoci. Non potremo mai dare un secondo e otto a questi di dietro, quindi proviamo ad arrivare almeno fra i primi 5, non lo so. Però Bonolis, che cazzo. No, 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 madonna mia, stava chiudendo l'anteriore. Ho temuto tantissimo, avevo vibrato il controller, ho visto la gomma che perdeva a terra, cioè ho fatto tipo un disegno. Poi mi è vibrato un casino il controller e sono cagato di male, no, non posso perderla nelle ultime 3 curve. Tre curve proprio no, però l'ultimo, penultimo settore no. E staccata all'esterno, qua non ha capito niente. Però penso sia quinta se non sesta posizione. Purtroppo se non fosse stato per quella penalità per l'erba sintetica, che io un secondo e quattro là non ce lo vedo, perché cioè non è che abbia tagliato chissà quanto, e poi non è che ho guadagnato perché cioè, siamo passati vicini. Vabbè, però
mi sa che è sesta o settima posizione. Va bene, sesta, sesta, dai, dai, dai. Comunque, prima gara sulla KTM ruota di scappo, ho fatto tre gare tipo prima di questa. Cioè, alla fine va bene, va bene, non ci porta un campionato. No, proprio no. Vince una gara di campionato per sbloccare Mako tutta Amada. Va bene. Totale reputazione guadagnata. Reputazione, bonus opzioni. Ma cos'è sta roba? Vabbè, così ce la implementa. Ce la butta senza niente, un tutorial, niente. Va bene. Proprio l'esatto opposto. Formula 1 2016 te lo dava col cucchiaino. Qua invece no. Boom, te lo butta. Vabbè, ma direi che per questo video possa essere abbastanza. Adesso registro pure subito il secondo della Rookies Cup. In modo che ve li posso editare, cioè li posso pubblicare abbastanza vicini fra di loro. E poi inseriamo ovviamente in Moto 3.